Ciao a tutti ragazzi, oggi parleremo di Torquato Tasso. Torquato Tasso è un altro dei grandi della letteratura italiana, però a dire la verità non è allo stesso livello di Dante, Petrarca e probabilmente nemmeno di Ariosto. I ragazzi adesso del 2018 lo trovano difficile da leggere, complicato, sia per i temi affrontati, e poi lo vedremo, sia per quanto riguarda il modo, la lingua utilizzata. Prima di parlare di Torquato Tasso dobbiamo fare un doveroso preambolo, altrimenti non si capisce tutta la figura, né la produzione, nemmeno la biografia di Tasso. Nel 1517 Martin Lutero affigge le 95 tesi nel castello di Wittenberg e critica fortemente la Chiesa cattolica, la Chiesa di Roma. Non è stato l'unico a criticare la Chiesa di Roma, prima ero stati in tanti, solo che lui ha l'appoggio dei principi, la facciamo breve, dei principi tedeschi, che appoggiando Lutero e adottando la religione luterana si tolgono da mezzo ai piedi Papa e Imperatore. La Chiesa di Roma è spaccata in due per la prima volta nella storia della cristianità e quindi cercano dei mezzi per contrastare la diffusione del luteranesimo e fanno il Concilio di Trento. Il Concilio di Trento finisce nel 1563 e secondo loro le cause principali della diffusione del luteranesimo è la troppa libertà che era stata concessa ai fedeli, e quindi il Concilio di Trento adotta delle misure repressive, il Tribunale dell'Inquisizione che è feroce per i suoi modi, che mandava a rogo tutti coloro i quali erano considerati eretici, cioè dire che dicevano delle cose contrario a quello che diceva la Chiesa, libri proibiti, insomma ha fatto un giro di vite, una repressione forte nei confronti di qualunque manifestazione politico, morale e religiosa. In questo clima anche gli intellettuali temono, perché gli intellettuali che affrontano temi particolari di ordine morale, religioso e politico devono temere per la propria vita, perché il Tribunale dell'Inquisizione vigila su di loro. Da questo preambolo ora possiamo affrontare la figura di Tasso, perché se non si inserisce all'interno di questo clima di repressione non si capisce. Tasso nasce nel 1544 da una famiglia nobile di origini bergamasca. Il padre, quando lui aveva 10 anni, nel 1954 viene coinvolto in una rivolta contro il viceré di Napoli, viene scoperto e viene mandato in esilio, e lui a 10 anni è costretto a seguire, abbandonare la madre e seguire il padre in esilio, e quindi già a 10 anni conosce, va a girovagare per le corti dell'Italia centro-settentrionale da esiliato. Scrive molto molto giovane, scrive a 15 anni, scrive un'opera che lui chiamerà la Gerusalemme, poi lascia perdere perché per un ragazzino di 15 anni è un'opera difficilissima. Nel 62 scrive la sua prima opera completa, il Rinaldo. Nel 1565 a Ferrara entra in contatto con i d'Este, con la corte estense, ed entra al servizio dei d'Este. Ed è un periodo felice per lui. Pubblica nel 1573, anzi mette in scena, scusate, La Minta, perché era un'opera teatrale, un'opera nel suo genere un capolavoro, è un dramma pastorale. Nel 1575 finisce la Gerusalemme liberata, e questa è un'opera che lui fa circolare a corte, ancora non pubblica, perché chiede ai suoi amici, ai suoi parenti, se è un'opera peccaminosa, e questa ansia, questo spavento, questo tormento nei confronti di Tasso deve essere inserito all'interno della repressione post Concilio Tridentino, Concilio di Trento. Lui teme di aver usato dei toni peccaminosi, dei temi, l'amore sensuale, teme di essere caduto nel peccato, e quindi la dà in giro a parenti e amici l'opera per dire: secondo voi è peccaminosa? Gli amici gli dicono: no, stai tranquillo. Lui, non contento, la manda al Tribunale dell'Inquisizione dicendo: scusate, prima di pubblicarla mi potete dire se per caso sono caduto nel peccato? I d'Este non erano contenti di questa cosa, che un loro dipendente attira l'attenzione del Tribunale dell'Inquisizione, anche perché la madre del duca Alfonso d'Este era francese e calvinista, quindi già erano sorvegliati speciale, e quindi già i rapporti tra i d'Este, i datori di lavoro di fatto, e Torquato Tasso cominciano a incrinarsi. Lui nel 1577
perché era, diciamo, malato di manie di persecuzione, pensava che tutti ce l'avessero con lui, durante un ricevimento tenta di accoltellare un servo, lancia un coltello ad un servo, e viene rinchiuso in un monastero, una specie di carcere, a metà tra monastero e carcere, e da qui però lui scappa. Va in giro per l'Italia e poi 2 anni dopo si ripresenta a Ferrara durante le nozze del duca Alfonso d'Este, e lui lì in quel momento dice di non essere calcolato durante il ricevimento. Vabbè, non viene calcolato perché era il ricevimento del duca con la moglie, quindi è chiaro che tutti gli occhi erano nei confronti per gli sposi. Lui non si sente calcolato e comincia a inveire pesantemente e insulta il duca, che questa volta lo fa rinchiudere seriamente per 7 anni nella prigione di Sant'Anna. Durante la prigionia però cosa accade? Quelle copie che lui della Gerusalemme liberata che aveva dato agli amici, questi suoi amici o nemici come le chiama lui, la pubblicano a sua insaputa e gli danno il titolo Gerusalemme liberata, è dato dagli amici, non da lui, non da Tasso. E lo avrebbe un grande successo di pubblico, non di critica, ma di pubblico sì. E lui, la sua instabilità mentale peggiora, perché lui dice che non è un'opera che andava bene, non andava pubblicata in quel modo. E nelle lettere private dal carcere dice apertamente che se acchiappo chi ha pubblicato l'opera lo ammazzo, letteralmente. Conoscendo Tasso lo avrebbe fatto veramente. Poi viene, diciamo, tramite amici potenti, 7 anni dopo esce dal carcere, ancora continua a girovagare e riscrive la sua opera, La Gerusalemme liberata, e la ripulisce da tutto ciò che secondo lui è peccaminoso e la pubblica col nome di Gerusalemme conquistata nel 1593. Però è un'opera di gran lunga, dal punto di vista poetico, inferiore rispetto alla Gerusalemme liberata. Infine muore nel 95 a sol poco più di 50 anni a Roma, in condizioni economiche disperate e in condizioni mentali assolutamente quasi pazzo. Allora, intanto abbiamo già parlato del Concilio di Trento, non si può non inserire non solo Tasso, ma tutta la, diciamo, la poesia, la letteratura di fine 500, inizi 600, se non si parte dal Concilio di Trento. Tasso è uno di quei personaggi tormentati, come ce ne sono altri nella letteratura italiana, ad esempio Petrarca, che viveva, diciamo, diviso tra due mondi, ma anche poi lo sarà Foscolo. Tasso, lui vorrebbe vivere l'età del Rinascimento, dell'ottimismo rinascimentale, della serenità, invece è costretto a vivere durante l'epoca del Concilio di Trento. E quindi gli storici della letteratura a questo proposito parlano di bifrontismo. È come se lui fosse bipolare, insomma, un termine un po' esagerato, però lui vorrebbe vivere, vorrebbe scrivere delle opere in una certa maniera, ma capisce che potrebbe cadere nel peccato e quindi non lo fa. Questo tormento fa sì che lui, tutta la sua produzione è un passo avanti e un passo indietro, è uno scontro tra reale e ideale, tra ciò che vorrebbe vivere e ciò che in realtà è costretto a vivere, che poi lo destabilizza anche dal punto di vista mentale. Lui vorrebbe scrivere la sua opera per diletto, così, per piacere, per puro piacere. Invece poi alla fine la scrive per dare degli insegnamenti, insegnamenti di ordine morale, religioso. Vorrebbe vivere, descrivere l'amore sensuale, l'amore terreno, e invece poi alla fine è costretto a considerare l'amore peccaminoso. Lui unisce il vero storico dal meraviglioso cristiano. Già questo l'aveva fatto Ariosto all'interno di una di un'opera storica, perché la Gerusalemme liberata parte parla della prima crociata, dell'assedio, la liberazione del Santo Sepolcro, una storia, diciamo, vera, realmente accaduta. All'interno di questa storia lui inserisce il meraviglioso cristiano. Ariosto aveva inserito anche lui il meraviglioso, solo che lì era il fiabesco, il mitologico, come l'abbiamo definito, quasi un fantasy. Invece qui l'intervento è solo divino
E l'arcangelo Gabriele che va da Goffredo di Buglione e gli dice: senti, sbrigati, perché qua non abbiamo tempo da perdere, le forze cristiane devono vincere, perché è chiaro che vincono, però vi dovete sbrigare. Da questo input che dà l'arcangelo Gabriele, dopo le forze cristiane battono i musulmani. È un personaggio talmente tanto tormentato che piace soprattutto ai romantici di tutta Europa. A Leopardi, a Goethe, a Byron, perché vedono in lui una sorta di eroe incompreso che lotta contro la società. Lui è il genio e la società non lo capisce e lo definisce pazzo. E quindi, siccome questo era il mito romantico, Tasso nel romanticismo, durante il romanticismo, viene studiato e amato profondamente. La sua opera così, tra virgolette, minore, più importante è La Minta, anche se alcuni storici della letteratura addirittura la considerano più bella della Gerusalemme liberata, perché ancora siamo in una fase dove lui non era tormentato dai dubbi, dal peccato, e quindi è una descrizione quasi dell'età dell'oro. La storia è molto semplice: il pastore Aminta si innamora della ninfa Silvia, che però non è innamorata di lui, non ricambi il sentimento. Si sparge la voce che la ninfa è morta. Per disperazione il pastore tenta il suicidio. Appena lo sa Silvia, dice: ma allora Aminta mi ama veramente, profondamente. E poi alla fine entrambi si innamorano e, diciamo, c'è il lieto fine. Questa descrizione di un amore quasi non peccaminoso, sensuale, tenero, è uno dei momenti più belli della produzione di Torquato Tasso, perché ancora lui non è assillato dai dubbi del peccato, non è tormentato e vive una sorta di età dell'oro. Ora poi passiamo all'opera più importante, Gerusalemme liberata. Ha una, come abbiamo già visto, una storia piuttosto movimentata. Lui a 15 anni scrive Gerusalemme, che però non può portare a termine perché un ragazzino di 15 anni è un'opera colossale. Poi a 31 anni la riprende col titolo di Goffredo di Buglione, ma non la pubblica, come abbiamo già detto, la dà in giro ad amici e parenti che gli dicono va bene, ma lui non si fida. Le prime edizioni sono edizioni clandestine, nell'81 e nell'84, che i suoi amici, a sua insaputa, la fanno uscire col titolo Gerusalemme liberata. E poi abbiamo visto, quando lui esce dal carcere nel 93, scrive un'altra opera, A Gerusalemme conquistata, che è un'opera completamente diversa. Intanto dobbiamo dire una cosa: in questo periodo, quando Tasso scrive, c'era uno scontro in Europa tra i cristiani e i turchi e i musulmani. I turchi rappresentavano un pericolo enorme, avevano assediato Venezia, avevano tolto l'isola di Cipro ai veneziani, stavano minacciando l'Occidente. Nel 1571 c'era stata la prima grande vittoria, la vittoria di Lepanto, la prima vittoria dei cristiani nei confronti dei musulmani. Quindi si inserisce all'interno di questo entusiasmo l'opera di Tasso. Lui cosa dice? Avete visto come i primi crociati, Orlando, Rinaldo, i cavalieri di Carlo Magno, avete visto come riuscivano a battere i musulmani? Perché avevano quell'entusiasmo, quella passione, quella fede che i soldati e i signori del 1500 non hanno. Voi dovete combattere esattamente come loro. Questo è il senso della Gerusalemme liberata. Lui voleva dare degli insegnamenti attraverso i quali spingere gli eroi, i paladini cristiani a comportarsi come i crociati e quindi battersi per la fede. E abbiamo già detto che è ambientato durante la prima crociata e durante la liberazione del Santo Sepolcro. E in quel tempo i turchi, i musulmani, si allearono con i francesi, di Francesco I, contro l'imperatore Carlo V. Tasso vede questa alleanza come una cosa mostruosa. Un re cattolico non si può alleare con i musulmani per combattere contro un altro re cattolico, che era l'imperatore Carlo V. Ci si doveva comportare come i primi crociati.
I musulmani nella seconda metà del Cinquecento rappresentavano un pericolo per tutta l'Europa e quindi non ci si poteva alleare con loro. E, questa, diciamo, è il, le, sono le motivazioni storiche che spingono Tasso a comporre la Gerusalemme liberata. E quindi è spronare i guerrieri cristiani a comportarsi come i crociati. Anche qui, così come la battaglia di Lepanto è stata vinta grazie all'intervento divino, che poi è chiaro che gli storici del Cinquecento hanno detto che Lepanto è stata si è vinti a Lepanto perché c'è stato veramente l'intervento di Dio. Anche qui, nelle prime crociate, ma anche, anche nel Cinquecento, Dio è con noi, come dicevano i crociati, e quindi ci si deve battere per riportare lo spirito di crociata. I personaggi sono tutti personaggi inquieti, tormentati, come Tasso. Volevano amare, ma dovevano ubbidire a Dio. Volevano vivere in un mondo sereno, pastorale, di, appunto, di serenità e di pace, però erano costretti a combattere. Tutti tranne uno, Goffredo di Buglione, che era il capo, il capitano della missione cristiana. Goffredo di Buglione era senza macchia, senza paura, infatti l'arcangelo Gabriele va da lui e gli dice sbrigate perché qua stiamo perdendo tempo a assediare Gerusalemme, tanto voi dovete vincere perché è chiaro che vincerete, però sbrigate. Va da lui perché è l'unico che non si fa tormentare e imbrogliare, tra virgolette, dall'amore. L'amore è visto come un peccato. L'amore, c'era la maga Armida che faceva innamorare i guerrieri e gli faceva una sorta di sortileggio, di, diciamo, diabolico, sembra le vesti del diavolo, così che erano innamorati e non andavano a combattere. Anche in Ariosto l'amore porta alla pazzia, però una pazzia laica, umana. Qui invece porta al peccato. Nei confronti di Ariosto la critica distrugge Tasso. In Tasso la trama è semplice, c'è soltanto l'amore tra Olindo e Sofronia, poi la trama è soltanto questa della prima crociata. Invece in Ariosto abbiamo visto che ci sono tantissime cose. E, ad esempio, nel primo verso Ariosto dice: io canto le donne, i cavalieri, le armi e gli amori. Tasso toglie le donne, i cavalieri e gli amori, proprio perché è troppo peccaminoso, e rimangono solo le armi pietose, le armi devote a Dio. Quindi il tema è soltanto questo. Dal punto di vista linguistico, però, Tasso ha un'influenza grande nella storia della letteratura italiana, perché crea una lingua barocca, musicale, molto... che utilizza la metafora, così quella che abbiamo definito la metafora barocca, scusate, ancora barocco ne dobbiamo parlare, però è una lingua musicale che utilizza la metafora, le figure retoriche per creare una lingua nuova, viva, anche se utilizza il monolinguismo, cioè dire tutto. La sua lingua è allo stesso livello, come l'abbiamo visto già in Petrarca. Qualunque episodio affronta, lui utilizza uno stile alto, elevato e importante. Però dal punto di vista linguistico Tasso occupa un posto molto importante nella storia della letteratura. Grazie.